Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo in un nuovo video. Allora, dobbiamo andare praticamente qui, ok? E giustamente. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ok. Puoi morire tranquillo. Eccola lì. Ok, direi. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Eccola là. Eccovi lì. Cazzarola. Aspetta, aspetta, che adesso arrivo anche da te. Ma non ne ho visto. C'è un altro qua che l'avevo visto, eccolo lì. Ok, ci dovremmo essere riusciti. Ok, qua ci vado dopo. Andiamo a prendere questi, ci servono sempre. Ghiandola vitale. Perfetto, vediamo se c'è altro. Ma sembra di no. C'è un altro. Ottimo, 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 ottimo. Ah, ma questo può esplodere praticamente. Vedi? Ah, perfetto. Avevo visto altro, sì. Perfetto. Credo non ci sia più nulla a questo punto. Questo si può alzare.
non credo ci sia altro neanche. No. Si alza, vedi? Ah, ok. Ottimo lavoro, Walker. Grazie, 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 So che c'è ancora molto da fare, ma le tue azioni hanno aiutato molti e hanno reso disponibili altri progetti. di Si questo continua posso così, solo credimi. essere contento. Vediamo, aspetta, ma là c'è qualcosa. Ragazzi, se non li vedevo, va bene, ma li ho visti. Nulla di che, però insomma. Attivazione dei sistemi. Allora, direi di andare via da qui, andare a vedere dove caspita trovare. Che poi dovrebbe essere da là, vedi? Da qua si va nella città dove noi praticamente siamo usciti. Quindi suppongo. Ok, credo che bisogna andare via da qui. Sono tipo così. Che figata. Cazzarola. Pericolo. Fuoco nemico in arrivo. Walker, il dottor Basir è da qualche parte nella zona. Dobbiamo trovarlo. Sto andando. Il paesaggio è bellissimo comunque. Che figata. Cioè, non è morto? Ma chi è che spara? Vabbè. Lili, sono alle paludi. Dove trovo quel dottor Kvasir? Non me lo chiedere, ne so quanto te. Io Vai direi alla di. città delle paludi, il Laguni, e prova a chiedere un po' in giro. Ok, ci vado subito. Di blocco in vista. Di nuovo. Ehi, Lily, vedo un posto poco raccomandabile. Già, non sei più al sicuro come a Wineland. Preparati al peggio, Walker. Facciamo le cosacce. Mori? Sei Buona calda. fortuna. Ah, vedi dove sei? Eccolo lì. Secondo me sei morto, ho questa impressione. Ok.
Che fai, ti muovi? Io vorrei capire da dove mi sta sparando. Io continuo naturalmente a farmi... Dov'è? Eccolo lì. E muori, va. Diamoci i soldini. Credo che sia finita così. Vabbè. Da dove si accende? Da dove si alza sto... Io andrei da qua ancora. Attivazione dei sistemi. Integrità al 30%. Vorrei restare con te, ma ho bisogno di farmi un sopellino. Cara mia. Sono con te, Walker, e mi sento alla grande. Benissimo, meglio così. Allora, credo che stiamo andando dalla parte giusta a questo punto. Vedi? Cioè, andiamo da qui. Ecco qui. Suggestiva la cosa. È più forte di me, mi piace troppo. Attivazione dei sistemi. Laguni, la città delle paludi. Vediamo se scopro qualcosa sul dottor Kvasir. Vediamo. Ciao amico. Abbiamo mio. Abbiamo combattuto fianco a fianco, quelli come te e quelli come me, nella guerra. Piacere, Morume. Sono solo un vecchio veterano che dà una mano alla gente di Laguni. Vivo qui da un po' di tempo e conosco tutti. Sai niente di un certo dottor Kvasir? Uno scienziato, molto vecchio? Non sento quel nome dalla fine della guerra.
Si è trasferito al centro di segreto ed è sparito dalla circolazione. Nessuno lo vede da allora. C'è qualcos'altro che puoi dirmi? La zona intorno alla sua base di solito è estremamente tranquilla per via degli avanzati sistemi di sicurezza. Ma di recente c'è stato un bel trambusto da quella parte della palude. Ok, andrò a dare un'occhiata. Ti ringrazio. Sì, dov'è? Ah, praticamente è nulla, ce ne dobbiamo già andare. Possibile? Chi è? Vuoi vendere o comprare? Ma fammi vendere se c'ho qualcosa. Barricate di cinghiali e tutto il resto. Nelly Boomer, orgoglioso membro della coalizione commerciale. Questo è il mio negozio. Siamo ok, sempre perfetto. Aperti. Ti ringrazio. Sì. Entra pure. Ehi, tesoro. Ma com'è bello. Questa è acqua dolce, il mio piccolo angolo di mondo. Io sono Joseph, ma tutti mi chiamano Mamma Jojo. Commercio in broda e informazioni. Qui basta che non fai casino e andiamo. Ci vediamo, tesoro. Vabbè. Ho perso tutto. Guardami. Un tempo ero il miglior costruttore di barche di tutte le paludi di segreto. Ho costruito le migliori barche dei cinghiali in circolazione. Hai costruito barche per la banda? Certo. Ma poi quel bastardo del mio rivale, Moncherino Turgido, li ha fatti rivoltare contro di me. Quel topo di fogna. Mi sono malapena salvato la pelle e ora rovinano il mio laboratorio, trasformandolo in un porcile. Se fai davvero parte dei Ranger, quelli della guerra, devi dare una lezione a quei bastardi. Forse lo farò, vecchio. Vabbò. Cioè, ma questi si guidano? Ma dai, che figata. Sì, ma non spara. Allora, io dovrei andare da lì. A parte, ragazzi, che non ha completamente freni quest'auto. Vedi che spara. Ecco un altro covo di banditi. Ma sì, dai. E muori.
Che bastardo, bruttissimo lui. Ciao. Ancora non muore. Mi sa che è morto. C'è più nulla qui, ok. Dovresti morire, sai. Oh, ciao. Beh, ragazzi, che dire? Si sta andando di lusso. Credo che a questo punto possiamo anche scendere. Dov'è? Tanto ti trovo, quindi è meglio che ti fai vedere. Di qua, vedi? E dov'è? Dov'è? Allora, mi sembra strano sia sopra, perché... Io vorrei tanto capire dov'è. Sarà di qua? Ragazzi, è impressionante. Va bene, va bene, va bene. Praticamente mi hanno rotto l'auto.
Quindi ora come faccio? Vabbè, ce ne dobbiamo andare praticamente a piedi. Fantastica questa cosa. Vabbè, nulla, andiamocene a piedi. Qualcosina troveremo, insomma. C'è un casino, non si capisce niente. Chi è? Oh, non è morto, eh. Ah, ora è morto. Scansione di sicurezza non disponibile. Ho visto un altro o sbaglio? Vabbè, potrei farli dopo effettivamente questi, eh.
Queste cosa sono? Ah, ok. Ah, che figata. Allora, sì, andiamo direttamente lì a questo punto. Tanto qua non c'è più niente. Aspetta qua. Mi sono rotto i coglioni, via. Il discorso è, ragazzi, che io cercavo una macchina, cosa che non ho trovato praticamente. Dai, muori, dai. Adesso la barca. Sicuramente ci sarà altro. Ma credo sia questa a questo punto possibile. Sì che è questa. No, non è questa. È sempre lì. È questa. Me l'avevano nascosta. Benvenuti nell'ARC 410B. Oh, una pistolicchia nuova, bella, 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 bella. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. Firestone a spara proiettile incendiario in grado di accomodare e incendiarsi e bruciare il bersaglio.
quindi tu che fai? Spari così e poi. Ok, che figata. Cioè, una figata sta Sequenza cosa. completata. Usa il sovraccarico del revolver Firestorm contro i nemici simulati. Va bene. Almeno abbiamo trovato qualcosa. Beh, questa comunque è una figata allucinante. Sì, grazie. Grazie, grazie. Ok, grazie. Perfetto. Ci dovrebbe essere qualcosa qua. Peccato. Ok. Ok, Il tuo possa perfetto. donare un nuovo inizio all'umanità, Ranger Walker. Sì, ok. Dovrebbe essere qui. Dove sei, dottor Kranz? Sono qui per incontrare il dottor Che Kras. figata. Sì, vabbò. Mi fai passare o non lo so. Su, dai. Ok. Che non si sa mai. Prendiamo questo. Perfetto. Metti la manina. Nessuno? Vieni, Ranger. Benvenuto. È passato molto tempo da quando ho ospitato qualcuno come te. E che bello che è lui. Il dottor Anton Kvasir, scienziato geniale con un losco passato, grande esperto di Pre-Apophis. Dicono che lavorasse per l'autorità e che abbia creato i soldati mutanti. Poi si è ribellato ai suoi padroni e si è unito alla causa. Ha combattuto con la mia gente contro l'autorità. Non mi fido molto degli scienziati pazzi, sinceramente. Ma mi serve il suo aiuto. È un'attrezzatura davvero notevole, dottor Kvasir. Kvasir, sì, un laboratorio funzionale. Un tempo la mia ricerca si concentrava di più sulla meccanica, diciamo. Ma sembra proprio che nel tempo le macchine falliscano. Ora preferisco senz'altro affidarmi all'ingegneria genetica, semplicemente perché può guarire. Direi che ha senso. Spero non ti dispiaccia, Walker, giusto? Ti ho scansionato con il mio sistema arcaico.
adesso ti conosco. I tuoi genitori, devo ammettere che è stata una morte tragica, ma Ervaina Crowley ti ha adottato. È vero, è stata una madre per me. Ma l'hanno uccisa. Hanno distrutto tutto ciò che conoscevo. Morta? Oh no. Era formidabile. Ho sempre sperato di... Ma, ahimè, no. È stato un massacro. Erano forze inarrestabili. Mutanti, dei nuovi tipi di creature. Tecnologici, corazzati e armati fino ai denti. Enormi. Più alti di qualsiasi edificio. Ed erano guidati da un uomo. Il generale Martin Cross. Allora è tornato. Dovevamo aspettarcelo. Lui e il suo tirapiedi, quello scienziato, il dottor Bendros, hanno sempre dato molta importanza al progetto Longevità. Ma sai una cosa? Per questo problema potrei avere qualche soluzione. Soluzioni? Ne ho una per te. Il progetto Daga. Ah, lo conosci? Sì, certo che sì. Cioè, un cavolo, praticamente. Crowley te ne avrà parlato. Dove vai? Sono qua, fare la mia parte. Il progetto è sempre stato un connubio tra azione e scienza. Lui è bellissimo, ne voglio uno. 6 anni circa. Ah, che figata. E avrò preparato l'agente riprogrammatore a nano... Ma, ahimè, il mio laboratorio è vecchio e stanco. Hai capito, fidanzato? Dai un bacio. Schifo. Potrebbe fornire la potenza di calcolo per velocizzare il processo. L'ecocapsula ancora in orbita. Ne sento parlare fin dall'infanzia. Sì, è stato un errore di calcolo. È rimasta nel firmamento mentre le altre venivano giù. Se forzassimo il richiamo di Eco 15, potrei collegarmi alla potenza di calcolo di quell'antico supercomputer. Immagina incanalare tutta quella potenza nel mio povero vecchio laboratorio. Esiste un modo per richiamarla? Sì. Si può fare dal centro spaziale Eden. Allora lo farò. Sì. Aspetta, sapevi che mi sarei offerta volontaria per farlo? Sì. Quindi? Le sequenze nanotritiche ti forniscono i superpoteri. Ma le arche che le contenevano sono per lo più scomparse. Sarà il caso che io ne abbia trovata una non lontano da Wineland. Dovresti dare un'occhiata. Dottor Kvasir, quei poteri nanotritici. Sì, molti ranger in passato li temevano. Ci si vede? Vabbò, dai. Insomma, abbiamo capito qual è il discorso. Ciao, amico mio. Un bacione. Ecco qua, che fai? Prendi in giro. Dai. Ok, quindi... dobbiamo andare lì. Ok. Qui ci deve essere qualcosa che non so che... caspita, io andrei qua a questo punto. Ma sì, dai, proviamoci. Vai. Dovevo avere una macchina io, che non so che fine abbia fatto, però. Mi hanno fottuto la macchina, fammi capire. Ma dai. Che palle. Dottore, mi sto avvicinando al centro spaziale Eden. Ah, sì. Ora che
che ci penso, potrebbe essere invaso dai bulli. Ma non saranno un problema per un ranger. Allora, ragazzi, siamo tornati. Siamo riusciti a prelevare una macchinina. Siamo arrivati alla meta dell'altro obiettivo. Ok, qui cosa è successo? Ah, c'è anche la moto che non posso prendere naturalmente. Cosa è successo? Questo sarà il mio capolavoro. Dai. Deve essere uno qui, eccolo qui. Piano, piano, piano. Ok ragazzi, ok. Chi è? Mori. Dai. Muori. Ok, abbiamo praticamente distrutto tutto. Vediamo se troviamo qualcosina che ci può interessare. Ma credo proprio di no. Fatto male. Vai. Aspetta che qui no, c'è nulla. Dottore, sono al centro spaziale. È in rovina e, come hai detto, invaso da criminali. Non saranno un problema per te. Per quanto riguarda l'Eden, beh, è stato costruito per resistere a tutto. Ora devi ottenere l'accesso. Posa il palmo sullo scanner del balcone. Va bene. Ragazzi, secondo me è meglio fare un po' di pulizia prima, in modo da... Vabbè, poi tranquillamente qua possiamo anche tornarci dopo. Ecco qui. Ho visto un qualcosa. Ok. Questa roba è chiusa. Ok, credo non ci sia più nulla. Oh, guarda un po'. Eccellente. Lascia che ti dia accesso completo. Ehi, dottore, meglio sbrigarsi. I bulli hanno fiutato la pista. Ancora un attimo. Ci sono quasi. Ci sono quasi. Dammi ancora qualche minuto. Dai, non rompere le palle. È un sistema complesso.
peso persino per me. Ma sto per farcela. Ok, eccoli lì. E che cazzo. Tu ti eri nascosto, vedi? E muori. Vedi? Mi ricordavo. Presidente, mi piace come suona. Ah, sì. Meglio andare sul sicuro. Ora hai accesso completo. Presidente, la sala di controllo dell'ecocapsula è al terzo piano. Aspetta che voglio prima vedere se c'è qualcosa qui. Sì, qualcosa che c'è sempre. Questo è pure mio. Aspetta, dai. Chi è? Oh, sono morto. Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato. A volte le cose semplici. Allora, dicevo. Aspetta che anche tu devi morire, anche tu devi morire. Questo è pure mio, ok. Questo è pure mio. Ciao! Ci sei anche tu, ci sei anche tu, ci sei anche tu. Cazzarola, pensavo che non mi prendeva, ragazzi. Ok. Che fate? Ok, bravissimo. Perfetto. Ma qua si può andare anche sopra.
Aspetta. Bravissimo. E muori, va. E basta. Beh, credo che siamo praticamente messi bene a questo punto. Quindi c'è la palestra. Accesso negato. Guarda che c'è sta luce, mi sta uccidendo. Aspetta, aspetta che c'è uno lì. Mori. Ok, vado. Oh cazzo. Cazzo, ho sbagliato, ragazzi, eh. Aspetta. Cazzo, che cosa c'è? Io direi di fare così. Ok. Aspettate un attimo. E che palle. Yeah. Personale non autorizzato rimosso. La minaccia è stata eliminata.
Cioè, praticamente non so come ho fatto. Quello cos'è? Nulla? Non c'ho un cavolo praticamente. Ci sono, dottore. Eccellente. Wow. Cerca il computer principale. Avvia la non c'è nulla qui, vero? Di Eco 15, che è ancora in orbita. No, non c'è nulla. Ok. La netta impressione che un nuovo Eden possa divenire realtà. L'ecocapsula è entrata nell'atmosfera. I sensori di temperatura a bordo indicano che la schermatura termica è uniforme. Ah, ok, no, è chiuso. Cazzarola. E insomma, mega tanto. È arrivata, l'ecocapsula ce l'ha fatta. Lo so, e lo sa anche l'autorità. Presto, entra e attivala. Io mi occupo del resto. Ok. L'ascensore funziona ancora. Fin qui tutto bene. L'ecocapsula. Speriamo che funzioni. Beh, me lo auguro anch'io, visto che abbiamo fatto tutta sta strada. Ok. Quindi? Ah, d'accordo. Ci siamo. L'hai trovato. Accendilo e lascia che io mi occupi del resto. Presto quel computerone ballerà la musica di Kvasir. Sì. Sono proprio curioso, ragazzi. È tutto attivo. Sembra che funzioni tutto bene. Fantastico. Ora il progetto Daga. Rilevo movimento all'esterno dell'ecocapsula. I mutanti da guerra delle autorità sono diretti verso la tua posizione. Me ne occupo io. Uccidi gli intrusi. Come diceva il dottore, cazzarola. Nessun problema. Porco Giuda. Vabbò, ciao. Ragazzi, qua è da capire. Dai, dai, che è morto, dai. Ah,
praticamente no, avevano ucciso un cazzo. Ecco qua. Diciamo che qua ci sarà da divertirsi, eh. Probabilmente, sono anche senza energia. Come diceva il dottore, mutanti dell'autorità. Nessun problema. Dai. Okay. Facile. Ok, dovrebbe essere da qua. Dai, bastardo. No! Porca loca. Dai. Che casino. Ah, praticamente gli devo sparare in faccia. Ragazzi, dai, che è quasi morto, forse. Autorità non sono più una minaccia. Tutto a posto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, dai. Sì, in fretta. Ciao. Che ti ha addestrato Frau. Finalmente. Bene, quindi ora completerai la tua parte della daga? Certo, con questi mezzi sarà una passeggiata. E poi ho un sacco di tempo per preparare altre meraviglie scientifiche di cui potrai beneficiare. Tipo? Ah, diversi progetti di natura scientifica, ognuno dei quali ti aiuterà a diventare più forte e resistente per essere in grado di, come si dice, prendere a calci in culo l'autorità. Per me va bene. Beh, dai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non è stata facile, ma ce l'abbiamo fatta, forse. Andiamo qui, vediamo se si può fare qualcosa. Andiamo a potenziare qualcosina, tipo... Questo cos'è? Uso punto prodotto per acquistare il potenziamento. No, aumento di ulteriore 25% la capacità di trasporto di ciascun tipo di munizioni. Che se non sarebbe male. Oggetti lanciabili per tipo. Cambia arma dopo aver svuotato il caricatore di quello. Sì, questa è carina pure. Aumenta il 30% la velocità di corsa. Aumenta il 50% la velocità di movimento. Mentre ti acquisti. Covacci e usi il mirino di un'arma. No, potrebbe avere la granata anche dopo che sono atterrato. Perfetto. Oppure 15% di probabilità di seguire un attacco corpo a corpo durante il sovraccarico. Beh, ti dirò, io farei più tipo questa ad esempio, che mi piace molto. E se si potrebbe fare anche questa. Ok, visto che posso fare altro e le altre non mi interessano più di tanto, mi faccio anche queste. Così. Ok, ragazzi, perfetto.
Anche se volendo si poteva fare anche questo. Comunque non fa nulla, non fa nulla, non fa nulla. Vediamo se si può potenziare anche qualche arma. Ma purtroppo non lo posso. Sì, posso sbloccare questo. Ok. Di qua invece no. Nulla, nulla. Ok, perfetto ragazzi. Allora, visto che abbiamo finito anche questa, io vi lascio, anche perché il video già sicuramente durerà parecchio, e ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, iscrivetevi e condividete. Ciao a tutti!